essere che mi passa proprio davanti, ma dico: non ci sono santi, lei adesso mi fa soffrire mille schianti, mi perdoni caro messere, ma lei mi ha dato un dispiacere, quindi adesso, visto che è lungagnone e molto alto, se vuole togliersi dai marroni e mettersi sullo spalto. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese, grazie. Do you speak Italian? No? Where are you from? Australia. Yes, welcome here. So why, if you don't speak Italian, why you came? Because the sun is rich like a flame. And now we cannot translate everything you say. Why you don't go away? Io prima di tutto lo apprezzo per il carisma, per questa sua forza di andare in una piazza con 2.000 o 3.000 persone e saper comandare la piazza, questa è Gianluca Foresi. Poi la sua abilità delle rime, io lo presento sempre come il più grande giullare della parola che esista in Italia. Adesso francamente seguo altri riti, ma Barbareschi mi chiede di presentare Livia Zariti. Ora tanti personaggi qui sono saliti, hanno parlato veloci e molto spediti, e io vedo che si alza adesso una donna monumentale, bionda, che pare una vestale, e quindi io gli dico in questo tono forse concitato di salire sul palco, perché io ho terminato. Or questa bellezza forse straordinaria, che appena la vedi ti fa sentir novella aria, viene proprio qui sul palco, e io francamente la guardo come un falco, e l'applauso par che naturalmente si chieda per questa bionda e straordinaria preda. Grazie, grazie tantissimo, grazie. Sono qui per parlarvi di uno strano essere al limite, al confine fra la realtà e la fantasia, che si chiama Gianluca Foresi, ma tutti voi direte: chi è Gianluca Foresi? Se vi dicessi giullar cortese, a tutti: ah, allora sì. Questo personaggio che viene dal Medioevo, questo ragazzo d'altri tempi che ho avuto modo di conoscere, di lavorarci insieme, di fare qualcosina dal vivo e anche lavorare in radio, dove ha dato quasi il meglio di sé, insomma, ecco, e spero anche di poterci lavorare in seguito altre volte. Scusi, lei. Buongiorno. Casualmente anche lei qua. Il giullar cortese. Ecco, buonasera. Detto anche Gianluca Foresi. Ecco, volevo che lei sintetizzasse questo incontro con due battute in rima. Prego. Siamo qui oggi negli studi di Cinecittà e io sono venuto da Baldini a chiedergli un po' la carità, perché lui è un tipo davvero facoltoso e è stato di me pure curioso, e infatti noi ci siamo conosciuti con poco affanno una sera dell'ultimo dell'anno. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese. Caro giullare, senza né rabbia e né ira, ti devo dire che qua non c'è una lira. E allora il giullare da un'altra parte rigira. Eccolo là, Cinecittà, magari... Chissà. Presto o tardi, chissà, sì. Faremo qualcosa, anche come comparse, magari qualche film medievale. Sì, forse. Ciao. In definitiva anima la fiesta, fate che sia unica. Faccio un ultimo gioco con il pubblico. Io chiederò a quattro di voi una parola soltanto, che poi verrà messa in rima insieme all'altre dal giullar cortese. Madonna, io le avvicino questo strumento strano che tengo in mano, che mi sembra molto arcano, e lei, dicendo che non siamo d'accordo così che il pubblico non risulti sordo, mi deve dire soltanto una parola ed io sarò salvato. No, nel senso di cosa? Rosa. Rosa, rosa, gentile e delicata, fresca e olentissima. Qualcuno mi vuole dire una parola? Signora, mi dica una parola, rosa? Collina. Collina, è già più bastardo. No, Rosa, collina, abbiamo Rosa, collina, abbiamo il signore che qui per le rievocazioni si tiene le mani in mezzo ai maroni, messere, perdoni, ma è Rosa, collina. Camicia, questo è veramente bravo, lui è bastardo. Rosa, collina e camicia. Fucsia. Aia. Ecco qua. Vuole cambiare, no? Magari no, no, perché magari noi non eravamo d'accordo, no? E non è perché lei è sicura che vuole mettere alla prova il giullare con la sua bravura? No, sa perché? Io sono capitato proprio qua in mezzo e mi ha rovinato tutto quanto l'intermezzo. E adesso io, che sono giovine e un ragazzo, dopo quella parola mi dovrei attaccare. No, dico. No, adesso. Amici miei,
Sono rimatore e non parlo in prosa. E alla Madonna che l'ha detto le regalerei una rosa. Perché il giullare dice sempre una cosa carina, sia che sia in piano, sia che vada in collina. E lo dice lavandosi i denti con la razza dentifricia e vestendosi bene, pur con la camicia, e sperando che ci sia un autore della doxa, così che dirà al giullare: ma come cazzo ti sei vestito di fucsia? San Luca, sono giullare, sono cortese, con le rime sempre accese.